Sciopero finito con la promessa di riaprire un dialogo tra petrolieri e gestori delle pompe di carburante strappata dopo l'intervento dell'autorità garante degli scioperi, ma per gli automobilisti italiani fare il pieno rimane sempre molto amaro, perché il prezzo della benzina italiana è il più alto d'Europa assieme all'Olanda e perché qui in Italia questo record negativo si deve alle accise imposte dallo Stato fin dai tempi di Mussolini. Sul litro di benzina o diesel ne pesano ben 17, che ricoprono tutte le guerre e calamità che hanno attraversato dalla dittatura ai nostri giorni l'Italia. Dalla guerra d'Abissinia, accise che paghiamo dal 1935 e che a questo punto potrebbe aver finanziato anche l'acquisto dei contestati F-35. Poi, in ordine di tempo, la tragedia del Vajont, l'alluvione di Firenze e i terremoti del Belice, del Friuli e dell'Irpinia. Infine fu chiesto agli automobilisti un contributo per la partecipazione alla prima guerra del Libano dell'83 e per la missione in Bosnia nel 96. In tempi più moderni il pieno è servito a finanziare il rinnovo dei contratti degli autoferrotranvieri, l'acquisto di autobus ecologici e anche la ricostruzione dell'Aquila, a costituire un fondo generico per la cultura e a coprire le spese per l'emergenza immigrati dopo la guerra in Libia. E ancora più recentemente l'alluvione in Liguria e Toscana. Anche il professor Monti è ricorso all'aumento della benzina per reperire risorse dopo il terremoto dell'Emilia. E infine anche l'attuale primo ministro Enrico Letta ha in programma entro il 2014 aumenti per 75 milioni di euro per finanziare il decreto del fare. Quello che gli italiani non fanno più da tempo è invece il pieno di carburante, che non bastassero le gravose tasse statali, sempre più spesso è gravato anche da tasse regionali, imponibili dalle regioni dal 1999. I governi hanno le armi spuntate con i petrolieri e quindi possono ricorrere solo alla moral suasion per tentare di smuovere i loro cuori e ottenere qualche ribasso sui prezzi. Ma per ora nessun segnale su un intervento nella direzione di un taglio delle accise, nemmeno delle più datate.